Vicepresidente Bolzonello, oggi è una giornata di grande festa per Casarsa della Delizia con l'inaugurazione della nuova sede municipale. Casarsa è una città di grande rilievo, di grande importanza per quanto riguarda l'economia del Friuli Venezia Giulia intero. È così, è una città molto significativa, se pensiamo solo che ha sede qui la più grande cooperativa della regione Friuli Venezia Giulia, che è la cooperativa La Delizia, dal punto di vista ovviamente del fatturato e di quanto incide nell'export dell'agroalimentare. Ma al di là di questo, oggi noi siamo a inaugurare non tanto dei muri, ma quanto un luogo dove si esercita realmente la democrazia di una comunità, e quindi qui dentro c'è l'anima della città di Casarsa, ed è proprio per questo che è stato molto bello vedere anche il Consiglio Comunale dei Bambini che riceve quasi in eredità questo luogo, dove nel tempo anche loro andranno ad dare il proprio contributo per la comunità casarsese. Casarsa è realmente una zona, una città dove c'è una forte impronta da un punto di vista della democrazia e dell'esercizio di questa, e poi dal punto di vista culturale rappresenta uno snodo significativo, Pasolini ma non solo, ecco, giusto per capirci. Quindi siamo veramente molto contenti di questo grande recupero. Assessore alle autonomie locali Paolo Panontin, questa sede è disponibile per il Comune grazie a un'eredità, però la Regione è intervenuta in maniera finanziaria importante. Sì, sono interventi di recupero che sono stati sostenuti in maniera corposa da parte dell'amministrazione regionale nel corso del tempo. Sono interventi che durano da molto tempo e hanno visto oggi coronamento in una sede prestigiosa, una sede che ha bisogno ancora di un piccolo intervento di completamento nell'ala qui a fianco, ma che già oggi si presenta alla cittadinanza di Casarsa nel suo splendore, dopo un intervento di recupero anche architettonico davvero ben curato. È un luogo importante, il simbolo, come diceva il vicepresidente, della democrazia, il simbolo in cui una comunità, quella casarsese, trova modo di esprimersi e di dialogare e di scegliere per il proprio futuro, e la presenza di tutti gli amministratori che nel corso degli anni si sono susseguiti per realizzare questa importante opera danno la testimonianza del fatto che siamo tutti portatori di un pezzo di strada, no? Il testimone lo portiamo per un pezzo e ognuno di noi contribuisce a costruire una comunità. Oggi è davvero la testimonianza di questo e il coronamento di questo momento. Vai.